metti qua, crei un blocco. Thank you.
Thank you.
Thank you.
lo so, chi lo sa, lo scopriremo solo in questa. Krishna, Krishna, Hare Hare.
Thank you.
Cambio. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Close the door. Chiudi la porta. Chiudere la porta. Allora, Batta Emanuele, vuoi fare un riassunto per ricollegarci a quello che ci siamo detti prima? Proprio l'essenza, eh? L'essenza del... Quello che ci siamo detti prima, per poterci ricollegare e andare avanti. Parlavamo della discesa di Dio, no? Del modo in cui Dio e del perché Krishna scende. No, c'è perché il... Scenda, vieni. Vieni, vieni. Manu, vieni. Alla lavagna, no, nel senso. Sì, ne frega professore. Intanto che finisci, che dici? Mettiti qua così ti si vede e ti si sente anche. Allora. Sì, parlavamo del perché Krishna scende nelle varie epoche, nei vari modi. Parlavamo delle differenze che ci sono fra i suoi vari avatar, fra le sue varie discese, che hanno comunque tutte la finalità di ripristinare il Dharma nel tempo e il luogo in cui avvengono. Si facevano varie domande in relazione proprio a, insomma, a questi... Qual era la domanda fondante dello studio di oggi? Qual era? Ma se stiamo... Se Krishna discende... Perché non discende oggi stesso, infatti, che ne abbiamo tanto bisogno? Tanto bisogno. E perché? Perché è una domanda che non ha motivo d'essere in realtà. Perché? Perché è tutto già comunque, no? In certo senso è già... Già tutto all'interno del Dharma, quindi non ha motivo di essere, perché questo è un periodo, il Kali Yuga, che ha un significato profondo, ha il significato di ricondurre, anche attraverso questo ulteriore invischiamento nella materia, a Krishna. Quindi anche questo Kali Yuga comunque ha la sua funzione ben determinata. Quindi è sì penoso, ma non inatteso. Non inatteso. È sì penoso, ma non in attesa, non sfugge niente, a Krishna. Quindi questo è già stato prestabilito, che il Kali Yuga dovesse essere a cicli. E chi ci finisce? Chi finisce? Chi arriva in Kali Yuga? Chi vuole continuare a godere incessantemente in maniera brada delle proprie passioni, senza regole, senza restrizioni. Grazie. Arrivo. Qualcuno vuole dire qualcosa a proposito di questo? Qualcuno ha meditato su questo argomento? Ma anche Irina o Caterina? Ah no, Irina c'è. Sono a letto? Sono cotte? Va bene. Qualcuno vuole dire qualcosa a proposito di quello che ci siamo detti? Qualche considerazione? Kali Yuga, Dharma...
Prego, Patrick. Certo, vai. Ah, non sai come formulare. Aspetta, allora io penso a come formulare una risposta. Però mi domando. Venite incontro telepaticamente. In Occidente, nel frattempo che abbiamo parlato dell'ascesa dell'Avatar Buddha. Ok. Nel frattempo in Occidente, puntini e puntini, sì, se puoi parlare di questo, puoi spiegare, cioè, come mai, cioè, Buddha era venuto per, soprattutto per il problema dei sacrifici sugli animali. Sì, non violenza, sì, per violenza. La per ristabilire la non violenza. E mi pare che qua, invece, pensa come sarebbe se non ci fosse... Se non fosse apparso, se non... Pensa come sarebbe. Però, a mio avviso... Cioè... Ma è Kali Yuga, perché il punto è proprio quello. Cioè, la Chiesa Cattolica... No, va bene. Va bene, non è... Quale che sia, diciamo, l'espressione religiosa o l'espressione del proprio anelito, no? Nei confronti di Dio. Il punto è che rimane Kali Yuga. Kali Yuga significa inverno, l'inverno. Che significa? Pioggia, neve... Freddo, buio presto, e anche pesto, buio presto, pesto, buio pesto presto, no? Oscurità. Oscurità. Sta ad ognuno di noi ripararsi, piumone, plaid, i guanti, le sciarpe, luci, stare alla luce. Ma sempre in mezzo agli avatar, cioè in Occidente non viene, cioè non... E mo ci arriviamo. Cioè, siamo dimenticati per Dio. Ah, tu per la serie siamo proprio dimenticati Dio. E mo ne parliamo, questo è il senso. Grazie per la tua domanda. La domanda che precorre i tempi. Precorre i tempi nel senso dell'argomento. Hare Krishna. Allora. Quindi innanzitutto assunzione di responsabilità, quando parliamo, prima, fondamentale, assunzione di responsabilità. Allora, quando parliamo di quelle, ricordate quelle anime che abbiamo citato prima, no? Che Bhakti Emanuele ci ha riportato alla memoria, ovvero quelle anime proprio impenitenti, incallite, ostinate, pertinaci, che non mollano. Sì, io sarò felice... senza Dio, ok. E siamo arrivati in Kali Yuga. Chi sono quelle anime così incallite, così caparbie? Chi sono quelle anime così incallite e caparbie? Di chi stiamo parlando praticamente? Di noi stessi. Esatto, Bhatta Rosa, di noi, stiamo parlando di noi. Noi siamo state quelle anime che hanno desiderato spadroneggiare senza regole in questo mondo materiale. Ecco perché siamo rinati. Ehi Fabri, Hare Krishna. Tutto bene Fabri? Sì, poi c'è un po' più d'aria. Mm-hmm. Va bene. Ecco perché siamo nati in Kali Yuga. Non è che è colpa di qualcuno. È colpa no, Kali Yuga c'è. Siamo noi che avremmo potuto approfittare delle espressioni di misericordia presenti nelle epoche precedenti. Evidentemente non siamo stati molto lungimiranti, diciamo così, ecco, per usare un pallido eufemismo. Cioè apparteniamo a quella categoria di anime che non hanno voluto approfittare delle agevolazioni offerte dai precedenti yuga. Attenzione che sta per cadere anche il microfono. Ok, visto pericolosamente rotolare verso il baratro. Allora, noi siamo quelle anime che non sono riuscite, non perché la difficoltà per noi fosse alta, più alta rispetto ad altre, perché non abbiamo voluto, in ultima analisi, non siamo stati sufficientemente sinceri, tanto da trarre vantaggio, ecco se non piace la parola approfittare, trarre vantaggio dalle agevolazioni offerte dagli Yuga Dharma, si chiamano così, Yuga Dharma, perché ogni Yuga ha un suo Dharma, no? Non siamo stati in grado, proprio non ce l'abbiamo fatta, per mancanza di sincerità in ultima analisi, no? Ok, e quindi siamo rimasti bloccati in questo mondo materiale, rinascendo in questa epoca molto, molto disgraziata che è il Kali Yuga. Ma Krishna ci rifiuta, ci nega
l'accesso alla grazia? Assolutamente no. Krishna non ci rifiuta mai, piuttosto ci dà sempre, costantemente, perché è paziente? È paziente perché? Perché è eterno. Sant'Agostino diceva, Dio è paziente perché è eterno. Cioè, simpatica, sembra una freddura, la freddura agostiniana, no? Dio è paziente perché è eterno. Quindi è molto paziente, molto tollerante, molto amorevole, come giustamente diceva Bhakta Marino, è amore, Krishna ci ama, no? Krishna non ci rifiuta mai, mai. E ci dà l'opportunità sempre, sempre, in ogni occasione, di progredire, di fare anche piccoli passetti avanti, che uno ci guarda e dice, ma mi sembra fermo. Krishna li vede, sì, Krishna li vede tutti, anche i piccoli, piccoli sforzetti, no? Passettini che uno sembra sta fermo, invece no, no? E questa opportunità in Kali Yuga ce la dà attraverso il Mahamantra. Ecco, intanto cominciamo a subodorare che effettivamente non siamo proprio senza Krishna, non ci ha lasciati soli. Non ci rifiuta mai, non ci abbandona mai, non rinuncia mai. Sai, quelle cause perse, no? Che dice, ma io getto la spugna, no? C'è un termine pugilistico, getto la spugna con questo. Krishna non getta mai la spugna con noi, anzi, trova sempre un modo. In questa epoca particolare lo fa attraverso il suo avatar del santo nome. Il santo nome è un avatar, Nama Avatara, diciamo così, no? E Krishna che dice, noi sappiamo che non c'è differenza, no? Tra Krishna e il santo nome di Krishna, Abhinatvat Nama Namino, cioè non è un nome materiale, non è un nome ordinario. Se io dico Fabrizio, magari non vedo da tanto tempo Fabrizio, il fatto di dire Fabrizio, il nome Fabrizio non è Fabrizio. Oppure ho sete, acqua, non è che mi disseto, anzi, veramente mi viene ancora più, mi inaridisco ancora di più, no? Acqua. Questo è invece il nome di Krishna, non è differente da Krishna perché? Perché appartiene al mondo dell'assoluto. Quindi quando diciamo Krishna, quello è Krishna, proprio il nome di Krishna, quindi Krishna c'è. Allora, chi è l'avatar del santo nome? Abbiamo detto prima. Sri Chaitanya Mahaprabhu, no? Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è apparso quanti anni fa? 537. Ce lo ricordiamo dalla campagna del Book Crossing. 536, che poi arriviamo a 600 quel mese lì, peraltro. E abbiamo già... quindi è ridisceso Krishna, lo stesso Krishna che vediamo, no? Che sappiamo essere apparso 5.000 anni fa, è ridisceso, riapparso, si è rimanifestato nella forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu e ci ha dato il suo santo nome. Addirittura ha detto, è così liberale, si distingue Sri Chaitanya Mahaprabhu da tutti gli altri avatar per la sua assoluta liberalità. Addirittura ha detto, il mio santo nome, Prithivite Acheyatanna Garadigram, Sarvatra Prachara Hai Ben Morannam, che significa che il mio santo nome sarà cantato e udito in ogni città, in ogni villaggio del mondo. Pensate che liberalità, no? Che apertura, che apertura alla diffusione totale, virale. Quindi ci ha dato il suo santo nome. Hare Krishna Banavi, Elisa Hare Krishna Valeria. Ecco perché Sri Chaitanya Charitamrita si dice Kali Rupa Nama Rupa Krishna Avatar. Kali Nama Rupa Krishna Avatar. È facile da tradurre. Kali nel tempo di Kali, Nama Rupe, la forma del nome, è Krishna Avatar. È l'avatara di Krishna. Quindi in questo Kali Yuga c'è il Mahamantra Hare Krishna. C'è sempre stato, però in quest'epoca Sri Chaitanya Mahaprabhu che non appare in ogni Kali Yuga, non appare in ogni Kali Yuga, quindi siamo veramente, a chi che diceva prima, siamo molto fortunati, forse Subhadra, non c'è nessun Subhadra?
non c'è. È uscita. Siamo molto fortunati. Ha diffuso il suo santo nome. Quindi Krishna non abbandona mai chi vuole tornare in carreggiata, rimettersi in carreggiata. Non ci abbandona mai. Quindi è sbagliato. Tante è vero o no che tante volte si sente? Quante volte? Magari lo abbiamo anche pensato. Oh, ma Krishna, ma perché non discende anche adesso? Ci sarebbe veramente bisogno adesso, no? 34 guerre in corso. Sapete, ci sono 34 guerre in corso. Si parla soltanto di una, ma ce ne sono 34 in corso. Non una, non due, non 10, non 20, non 34. In alcune che vanno avanti da 40, 50, 60 anni. 34 guerre in corso. Ma non potrebbe... l'abbiamo pensato? A qualcuno è venuto mai in mente dei presenti qui? Ma perché Krishna non appare adesso? Un cameo, mica che deve starci per 150 anni come 5.000 anni fa, o per 48 quando è apparso come Sri Chaitanya. Un cameo, sapete cos'è un cameo? Cameo. Il cameo è in cinematografia una comparsa di un attore molto famoso in un film, una comparsa di pochi secondi, però un attore molto famoso. Un attore molto famoso che compare per pochi istanti in un film. No, non è il personaggio principale, si chiama cameo. Un cameo! Mica che l'abbiamo pensato qualche volta? Io onestamente l'ho pensato che Krishna non discende, no? E però analizzando, Krishna sa perfettamente, l'ha organizzato lui, Kali Yuga, era previsto, ma soprattutto non siamo dimenticati da Dio, si dice, no? In questa landa... Tu dici l'Occidente, sì, perché l'India invece è l'India, no? Prabhupada andò via dall'India disgustato, lo disse proprio, e poi alla fine della sua presenza disse, e ancora lo sono, disgusto. Perché? Perché gli indiani non hanno accettato piuttosto l'edonismo occidentale, forse perché siamo stati lì troppo tempo, non lo so come... L'Occidente è stato lì troppo tempo, ha infettato, non lo so, però dimmi. Pensavo, no? Dato che c'era la discussione... Alza la voce così non devo ripetere. Dato che c'era la discussione, questo Kali Yuga, Chaitanya non appare negli altri, possibilmente appare, non appare. Quanto è duro questo, quanto è duro un altro Kali Yuga, no? Magari dipende da quanto è stato folle il Bhavara Yuga. Quindi il Kali Yuga serve a bruciare le scorie del Bhavara Yuga. Quindi se questo Kali Yuga è così, anche all'inizio era un altro folle, vuol peraltro dire che Bhavara Yuga ha lasciato delle scorie da bruciare in questo Kali Yuga, magari. Sì, c'è proprio un crollo comunque, c'è proprio un crollo repentino. Però sì, chi lo sa, ci sono come ci sono gli inverni più rigidi e gli inverni più miti, no? Più clementi, chi lo sa? Chi lo sa? Non abbiamo memoria per paragoni, no? Da ere precedenti, forse sì, forse no, ha senso. Il punto è che, tornando a Bomba, per quanto possa essere terribile o meno terribile, mondo materiale, anche in Satya Yuga, è terribile, perché si nasce e si muore. Jamma, Mrityu, Jaraviade, Dukkha, Doshanu, Darshanam. Questi sono i veri... Una persona... Darshanam, una persona che ci vede veramente, vede che i problemi sono quelli. E siccome è imperversa, no? Del mondo materiale, quale che sia l'epoca, lo Yuga, quale che sia, riconosce che effettivamente è mondo materiale. Non si deve rimanere qui, non esiste, anche loro muoiono, anche loro financo loro litigano, quelli del mulino bianco, non esiste proprio. Ma per chi vuole rimettersi in carreggiata, Krishna offre la sua completa protezione. Questo stamattina parlavamo del comprendere la sua grandezza, no? Perché comprendendo sufficienza tattvataha, comprendendo veramente la sua grandezza, possiamo comprendere di conseguenza naturalmente come lui ci ama, come lui è disposto, ben disposto nei nostri confronti, come. Altrimenti rimane qualcosa di vago, vero? Dio è amore, no?
Molto, sì, però, ecco come ci dicevamo oggi, sì, però morti, bambini, che, ma allora sì, Dio amore, cioè Dio amore a 360 gradi, sarà propaganda di qualcuno che vuole l'oppio, no? L'oppio dei popoli, che vuole tenerci buoni, tranquilli, tanto c'è Dio, c'è il paradiso. Ecco, si scade proprio in questo tipo di speculazioni molto, molto povere, povere di filosofia. Invece Krishna ci protegge completamente, è sempre ben disposto nei nostri confronti, anche in Kali Yuga, in una forma estremamente accessibile, che è il suo santo nome, che possiamo intonare sempre. Sempre, non per essere triviale, dico, ma anche in bagno, cioè dappertutto. Ecco, si può veramente, no? Giusto? C'è un momento in cui uno non può? Sempre, assolutamente disponibile, Krishna, e direi proprio di sì. Proprio come quando piove, a proposito, stamattina stavamo parlando di sottomissione, no? Forse ieri sera, non mi ricordo, sottomissione, mettersi sotto, sottomettersi, mettersi sotto, no? Sì, giusto. Come qua? Come quando piove, no? Possiamo fermare la pioggia? Se è inverno e piove a dirotto, possiamo fermarla la pioggia? Piove, si sa, è inverno, piove, fa freddo, non possiamo fermare la pioggia, non possiamo fermare il vento freddo. Ma se c'è un amico, e noi siamo in mezzo alla strada, ma se c'è un amico che ha un ombrello in più e lo incontriamo, che fa questo amico? Ci dà il suo ombrello, ce lo dà, no? Lui ha un ombrello in più, ne dà uno a noi e noi possiamo ripararci sotto l'ombrello ed evitare di bagnarci. Chi è quell'amico dell'esempio? Chi è quell'amico dell'esempio? Chi è l'amico di tutti gli esseri viventi? Krishna. Krishna, il Suridam Sarva Bhutanam. È l'amico, il benefattore di tutti gli esseri viventi. E quell'amico, che è Krishna, attraverso il suo santo nome, ci offre sempre, sempre l'opportunità di una protezione perfetta. Anche in questo Kali Yuga, anche nel Kali Yuga, i Kali Yuga sono l'era più disgraziata, l'età del ferro arrugginito anche. L'età del ferro arrugginito. Terribile. Qui succede di tutto, veramente. Questo, nel Kali Yuga succede di tutto. Ma Krishna ci protegge dagli effetti anche del peggior Kali Yuga, anche delle ultime battute del Kali Yuga, quando proprio, sapete che cosa prevede, lo sapete che cosa è il Kali Yuga, cosa è previsto, cosa succederà in Kali Yuga, alla fine, nelle ultime battute, non ci sarà più cibo? Cioè, ma già adesso lo fanno. Anni fa, parliamo di 15-16 anni fa, peraltro, due studiosi, due scienziati, peraltro italiani, presentarono in Parlamento in Inghilterra, presentarono una proposta per riciclare la placenta, cos'erano i feti? No, Placenta. i feti abortiti, cioè qualcosa del genere, alcune parti, sì, capite? Cioè, non è che dobbiamo aspettare, ci sono dei ristoranti molto, molto molto chic, in molte parti del mondo, molto costosi, dove gente molto danarosa, e lo sapete benissimo, paga fior di quattrini per mangiarseli. Addirittura c'è la scimmia attaccata che gli aprono il cervello e Uno mangiano la pensa, scimmia quella è una viva. scimmia, ma qui parliamo proprio di antropofagia, cioè di No, cannibalismo. ma è un po' più ampia la cosa. Prendono le placente, i cordoni per le cellule staminali per vivere in eterno. In Si vive un eterno, po' di loro decidono di l'amrita, sarebbe l'amrita secondo loro, no? Già la usano per la cosmetica, questo già si sa, ma se è breve, no? C'è sempre più scarsità. Chi è che mi diceva oggi? Ah, c'è in Liguria, c'è emergenza idrica Sì, da mesi ormai. C'è scarsità, adesso manca l'acqua, poi mancherà già l'aria. anche nel primo
passo del Bhagavatam, si dice che poi alla fine... Il primo passo? È nel primo canto del Bhagavatam, dove c'è scritto che... Oh no, l'ho letto nel sentiero della perfezione. Che tutta l'acqua verrà prosciugata addirittura. Cioè, non tutto... Anche l'età dell'uomo si ridurrà sì. A 10-12 anni. Sì, 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 sì. A 30 anni già uno sarà vecchio. A 30 anni già uno sarà vecchio, no? Quindi, ma anche nel peggiore Kali Yuga, o nelle battute finali del Kali Yuga, che sono, tanto è vero che deve arrivare Kalki, che parlava di Kalki oggi? Caterina, tu citavi Kalki, Kalki viene perché non c'è nient'altro da fare, lui viene e ripulisce tutto, ristabilisce tutto, fa tabula rasa di tutta la purifica l'extrema ratio proprio, no? Purifica la soluzione finale, proprio la soluzione finale. E quindi questo è l'ombrello protettivo, che è il santo nome. E ha una caratteristica questo ombrello, si espande, è espandibile, è un ombrello che si espande. Più ci ripariamo sotto questo ombrello, più decidiamo volontariamente di restare sotto la protezione, sotto l'egida del santo nome, più ci sentiamo ispirati a condividerlo con gli altri. Funziona così. Nutre quella parte di noi, tutti quanti, no? Abbiamo la tendenza ad aiutare un po' gli altri, no? Sentiamo, chi più chi meno, tutti quanti sentono un po', no? A volte anche proprio il bisogno di far del bene a qualcuno, fosse una monetina ad un senza tetto o impegnarsi più attivamente, no? Cioè, tutti noi la sentiamo questa, ripeto, chi più chi meno, no? Bene, se noi ci ripariamo sotto il santo nome, ci lasciamo proteggere dal santo nome, il santo nome è così purificante che risveglia in noi quella caratteristica che si chiama Suridam Sarva Dehinam. Krishna è il Suridam Sarva Bhutanam, che significa il benefattore di tutti gli esseri viventi. Il puro devoto è chiamato Suridam Sarva Dehinam. Dehinam significa chi vive in un corpo, le anime incarnate. Quindi il devoto, il puro devoto, quando si lascia proteggere da Krishna, Mahatma, è una Mahatma, Mahatma Nastomam Partam, Daivim Prakriti Mashrita. Il puro devoto prende rifugio, Ashrita, credo nel quarto canto se ne parli. Se qualcuno può trovare questo verso, Mahatma Nastomam Partam, non mi ricordo mai, anche su internet che si fa prima, insomma, Mahatmanas tu mam parta, dovrebbe essere capitolo quarto, forse nono, sto dando i numeri, vabbè, o vediamo, 4-9, Mahatmanas tu mam parta, con l'H, parta, hai sentito l'H? Parta. 9-13, che ho detto io? 4 oppure 9, avevo detto anche nono capitolo. Bhagavad Gita, sì. 9-16? 9-13. Mahatmanastu manpartam, daivim prakritim ashrita. Il Mahatma è colui il quale prende rifugio, ashritam, prende rifugio nella daivim prakritim, nel puro servizio di devozione. E succede questo, che quando noi prendiamo rifugio nel puro servizio devozionale, nel santo nome, ci sentiamo naturalmente ispirati a condividere questo ombrellone espandibile con tutti. E non è un ombrello materiale, nel senso che se io, ok, posso avere anche un grande ombrello, ho un ombrello grande, e accolgo un po' di persone sotto, poi però a un certo punto non c'è più spazio per nessuno, per quanto buono possa essere, va bene, però poi alla fine rimango magari fuori io. Invece non si deve avere questa paura. Col santo nome, col puro servizio devozionale, ce n'è per tutti. Più lo condividiamo con gli altri e più si crea spazio. Sì, è il limite. Guardate Prabhupada. Da solo, con un tamburello sotto un albero. Da solo, con un tamburello sotto un tamburello. Manco l'ombrello.
manco sai l'ambridanga, un paio, un tamburello, in un paese straniero dove non conosceva nessuno, però era ricco, no? Quanto aveva? Sì, una manciata di dollari, che no, lo disse chiaramente, appena sufficienti per arrivare a fine giornata. Si è messo sotto un albero e guardate che cosa, persino qui a Velletri, no, con tutto il rispetto per Velletri, dico però, tutto il mondo, in tutto il mondo, no? Questo ombrello che si espande costantemente, si espande, si espande, si espande, per la misericordia di un puro devoto, no? Quindi in Kali Yuga quello che possiamo fare è ripararci sotto il santo nome, Kali Kale Nama Rupa Krishna Avatar, quindi c'è Krishna come avatar, nella forma di santo nome. Non c'è altro modo. Sì, Arernama, Arernama, Arernamaiva, Kevalam, Kalo Nastieva, 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 Gatira Nyata. Non c'è altro modo. Ci ripariamo sotto il santo nome. Viviamo secondo il Dharma. Viviamo secondo il Dharma. E cerchiamo di ispirare anche gli altri a fare la stessa cosa. Principalmente come? Esempio. Con l'esempio. Quello, le parole... Sì, le parole possono anche un po' convincere, ma sì, mai convinto. E va bene, ma gli esempi trascinano. Si dice che le parole convincano, muovano, ma gli esempi trascinano, no? Quindi un esempio di pura devozione è quello esattamente che manca in questo mondo materiale, ce n'è troppo poco. Ce n'è troppo poco di esempi, troppi pochi di esempi in questo mondo materiale. Perciò, per concludere... Krishna discende come santo nome, come Mahamantra, in Kali Yuga per offrire facilitazioni dharmiche a chi è intenzionato, ben intenzionato dharmicamente, in un'epoca completamente adharmica. Quindi proprio Hare Krishna. Allora, Mangala, Hare Krishna, doveva venire Mangala? Non c'è prima Amrita? No, non c'è. Prego, prego. C'è, la voglia, vai tranquillo. A proposito dell'alma, perché rimani... Allora, aspetta che ripeto perché ti sento a malapena io. A proposito? Sì, a proposito dell'anima. Perché... Dell'anima? Dell'anima, perché rimane un punto un pochettino... Controverso. Per natura ontologica l'anima è eterna, la sapienza è nessuna. Mi stai per fare la domanda perché siamo venuti in questo mondo materiale, se siamo eterni, pieni di conoscenza di felicità? No, il fatto che sembra, no, così quando si parla dell'anima, che comunque si contamina, e lei che comunque sceglie, sì, di fare su tutto, a racchiare questo mondo, no? E nel cuore, se quest'anima fosse una sempliciotta che cade... Ok, ripeto, ripeto un attimino. Sembrerebbe quasi che l'anima sia un po' sempliciotta, che cade vittima della prakriti. Quello che secondo me si contamina, da quello che ho capito, secondo me è la coscienza che è un attributo, certo, dell'anima. È la coscienza che si contamina. L'anima rimane incontaminata. La logica è della stessa come l'acqua, come l'acqua e l'olio. Dell'anima suprema, infinitesimalmente, però diciamo che è la stessa sostanza. Sì. Per cui questo punto... Diciamo, è della stessa sostanza di Krishna, sì. Perché le persone poi non sanno se l'anima è contaminata o se è la coscienza. La coscienza è contaminata. Perché la coscienza è l'attributo dell'anima, per cui... Quella che viene, diciamo, infangata dalla prakriti. Da quella che viene infangata dalla prakriti, sì. Da tutta una situazione, poi ci rinascere. Sì. È per questo che io posso, in forza di un'intelligenza nutrita dall'intelligenza suprema, posso operare sulla coscienza. Posso far sì che Krishna, posso decidere che Krishna, perché non sono io a rimanere contaminato, ma è la coscienza, che non è qualcosa di esterno a me, è il sintomo dell'anima. E la coscienza, che per coscienza si intende ciò attorno a cui gravitiamo. Per coscienza si intende, sì, il sintomo dell'anima, l'attributo dell'anima, giusto? Ma praticamente, essendo proprio pratici, 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 per coscienza si intende ciò attorno a cui gravito con i miei pensieri, le mie emozioni, i miei desideri. Dai là ai pensieri, la coscienza che sì. Muove i pensieri muovono l'azione, sì. No? Cioè, sì. Se noi riconosciamo
subito a livello di coscienza un'emozione, è perché lo possiamo fermare già lì senza che diventa azione. E certo. Il momento di diventazione crea karma, fino a che a livello diciamo, di emozione non genera karma. Per cui possiamo, quando si diventa un pochettino esperti, lo riconosciamo subito. Bloccare sul nascere, stroncare sul nascere. Esatto, a livello di... Sì. Quindi è la coscienza che rimane contaminata. Qui è la coscienza che rimane contaminata. È proprio un elemento, nel Bhagavatam viene definito proprio un elemento materiale, la coscienza sì. materiale, sì, la coscienza contaminata. La struttura psichica, sì, sì. Siamo una materia più sottile, però la struttura psichica è ancora della materia. Della materia, che è quella che rimane contaminata. Sì. L'anima no, perché l'anima... Non le, esatto, non le proprie facoltà, ma le proprie espressioni. Sì. Non le nostre le facoltà dell'anima. Sì, perché spesso c'è un po' questo che non si capisce bene, cioè l'anima che viene contaminata, l'anima che si degrada, sì. l'anima che... L'anima per natura è pura, incontaminata. A Papa Vidam, a suo modo a Papa Vidam, non toccata dal peccato. Certo, i testi magari sono usati all'anima condizionata, eccetera, certo, però è sempre l'anima condizionata, dalla ed è giusto. Condizionata. Sì, non c'è bisogno che rimane così. No, non se stavo ancora. No, no. Ha pure le calamitine, sì, rimane chiuso. L'anima è condizionata. Quali sono i condizionamenti dell'anima? Manuel. Quali sono i condizionamenti dell'anima? Gli attaccamenti. I sensi, i condizionamenti, i sensi dovuti comunque sia le sensazioni corporee. Condizionati da cosa? Dai, sì, ce lo siamo detti all'inizio, eh? Condizionati da cosa? Cos'è che ci condiziona? La nostra esistenza passata. Il desiderio di? Di godere. Possedere e godere. Sì, sì. Possedere e godere, siamo noi che decidiamo. Di possedere e godere, lo facciamo, lo continuiamo a fare tutti i giorni, non è che ci sa, ma chissà, forse in diebus illis, in illo tempore, ma adesso, no, è adesso che noi continuiamo a farlo, continuiamo a lavorare duro per possedere e per godere. Però questi sono, cioè l'anima, non è l'anima che vuol godere, sono i sensi. E come no, no, i sensi e materia, i sensi non possono proprio. È l'anima condizionata dall'idea di essere Dio. I sensi non possono. E un'altra funzione dell'anima, insomma, ontologica tua, è proprio la volontà, il volere. Certo. Quindi il desiderio comunque fa parte dell'anima. No, è proprio il modo... Sa come lo indirizza che... Il desiderio è il modo in cui un'anima condizionata manifesta il suo libero arbitrio, non altro modo, perché poi il resto per Krite Kriyamanani gunai karma ni sa. No, perché forse c'è la visione che l'anima è così gelida, non abbia un desiderio, no. Un qualcosa di... No, desidera. Infatti Krishna, mi ricordo una delle prime puntate del Mahabharata che disse cosa determina l'uomo? Il desiderio. È il desiderio. Disse proprio questo, cioè qual è la differenza? Cosa differisce da un desiderio? Desiderio. Vai via, Hare Krishna. Buonanotte. Ci vediamo domani. Una breve domanda da Luda Gossip, trascendentale ma veloce. Allora, Kali Yuga... Da Gossip, quindi Prajalpa. No, cioè non è fondamentale, non è importantissima. Le anime che vengono, insomma, le persone che muoiono alla fine dell'era del Kali Yuga, no? Quindi vengono poi riassorbite all'interno di Krishna e riemanate in quale epoca? Ovviamente i loro desideri non so da Fabia Yuga, verranno riemanate nel successivo Kali Yuga, per esempio un'anima piena di condizionamenti, dei desideri, poi... Alla fine della vita di Brahma, ovvero alla fine dell'espirazione. Pardon, sì, alla fine dell'espirazione avviene l'inspirazione e quindi vanno in su subti, ovvero vengono riassorbiti. Quando poi nuovamente espira... e dai pori trascendentali del corpo di Mahavishnu riemergono tutti gli universi, i Brahma, che si occuperanno di assemblare tutto ciò che si... lo faranno, i Brahma, lo faranno sulla base dell'indicazione di Krishna, ovvero sulla base della precedente creazione. Quindi ognuno riprende dai desideri. Assolutamente. Oh, sì. Magari rinasci in Kali Yuga, se è un attimo di riposo.
spiegato nel bar, è un attimo, è uno dei 10 argomenti effettivamente dello Shrimad Bhagavatam, è un attimo, voglio dire, è un tempo rispetto all'eternità, sì, praticamente è un tempo di riposo in cui l'anima si, e poi ricomincia ad agire karma vasana, uttaya karma vasana, spinta da questo incitamentum che è l'azione interessata, che ne viene a me. Se mi interessa, se non mi interessa, non lo faccio. Uttaya, no? E genera questi karma vasana, le impressioni, vita dopo vita. Uno agisce, è proprio, siamo proprio al guinzaglio. Quando si dice che siamo al guinzaglio di Maya, non è un'espressione esagerato. Veramente hai 3 guinzagli di Maya, hai 3 guna, triguna Maya. Siamo ai 3 guinzagli di Maya. Prakriti kriyamanani gunai karma nisarvashana. Te guinzagli di Maya, c'è poco da fare. Arighetta Ambramon. Ehi, batta il rosario. Dobbiamo considerare anche nel Satya Yuga, l'era della virtù. E dobbiamo considerare che non è che siamo tutti uomini, siamo anche vermi, siamo anche erba, siamo... Certo. Non è che esisteranno solo... Ah no, infatti lo yogi si adagia su un tappetino di erba cuscia che impedisce ai serpenti che strisciano di attraversare, mentre sta meditando, no, i serpenti, di attraversarlo perché... diventa, come si può dire, contropelo, cioè nel senso l'erba cuscia è posta in modo tale che il serpente non può strisciarvi sopra perché trova l'impedimento dei dossi, diciamo così. L'erba cuscia, quindi a volte la pelle di Dino. Pelle di Dino per sta più, e poi intorno è l'erba cuscia, cioè un tappetino di erba cuscia. La funzione è proprio quella di non far avvicinare. Se mica perché Il saggio capita, vedi, sulla pelle di Dino, come mai? Quindi sì, ma perché facevi notare questo? Sulla base di cosa, Batta Rosario? Mi sono perso, scusa, l'orario è anche quello che non facilita, non colgo la connessione. Sulla base, quando veniamo aspirati, cioè veniamo riassorbiti... Ah, ricominciamo da dove abbiamo lasciato, certo. Cioè non è che si inizia di nuovo nel Kali Yuga, se il Kali Yuga si finisce si inizia l'altra era. Certo, ricomincia il ciclo, no? Di Mahayuga. Su questo principio, anche se nasciamo in un'era virtuosa, però bisogna vedere che corpo, in base alle nostre azioni, che corpo avremo. Per meritocrazia. Però intanto siamo qua, che facciamo? Dobbiamo tornare da Krishna. Dobbiamo tornare da Krishna e... Dobbiamo portare più altre anime con noi. Condividere questo ombrello con più persone possibile. Se no non è Kali Yuga. Se non lo faccio, se no non è Bhakti Yoga. Se non lo faccio e penso soltanto alla mia elevazione, posso parlare di Bhakti Yoga? Cos'è Bhakti? È una cosa solitaria? Solipsistica? Penso solo a me. Prahlad Maharaj si arrabbia tantissimo. Quando dice, ma questi grandi santi che si ritirano nelle montagne e non pensano soltanto a se stessi e non pensano a chi muore, nasce e muore nelle grandi città, nei grandi centri abitati. Si dice, io non sono d'accordo. Prego. C'è una cosa che possiamo fare nei momenti della morte, cioè se nei momenti della morte ci ricordiamo di Krishna non siamo liberati da questo. Ovviamente no. Però come la stai mettendo tu sembra quasi che è una, c'è un segreto, che è una cosa che si può fare. Che sembra quasi una roulette russa come l'hai proposta tu, una roulette russa, chissà se mi ricorderò di Krishna, se mi va bene a sto giro, se a sto giro c'è il numero mio, la roulette, senza. E, per far sì che in quel momento lì Yam Yam Vapis Marambavanti Agyatiante Kalevarama, no? Ante Narayana Smriti, per far sì che in quel momento ci sia il ricordo di Krishna. Il ricordo, quando si parla di ricordo di Krishna, ricordate che ne stavamo parlando di recente? No, vero? Non ve lo ricordate? Connessione, piuttosto.
piuttosto che un nome. Ricordare, non nel senso come si ricorda un nome, un numero di telefono, non è quello il senso del ricordo, Smaranam. Per Smaranam, appunto, si intende la coscienza che gravita intorno a qualcosa. Ma la coscienza gravita e graviterà attorno a Krishna se... Durante la vita, dal momento in cui fosse anche a 90 anni, dal momento in cui abbiamo incontrato, siamo stati contattati dalla coscienza di Krishna, ci impegniamo, vigili e diligenti, a fare tutto ciò che dobbiamo fare, a non fare ciò che non dobbiamo fare, significa far sì che la nostra coscienza graviti intorno a Krishna, no? E allora, naturalmente, nel momento della morte, la nostra coscienza graviterà intorno a Krishna. E se mancherà qualche cosa, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Prabhupada ha promesso che Shri Chaitanya Mahaprabhu interviene, controlla la nostra mente e aggiunge ciò che manca. Però noi dobbiamo avercela messa tutta. Altrimenti, per... ma non è un... Ah, ma attenzione, non è una ripicca, una rappresaglia, come dire, un risentimento da parte di... una ritorsione. Ah sì? Non hai pensato a me? E io... non te muori ammazzo, cioè rinasci struzzo. Non è così, ovviamente, no? Ovviamente. E sei tu che non hai voluto, un tuo generico, un tuo impersonale. E sei tu che non hai voluto, altrimenti avresti agito in un certo modo. E naturalmente la tua coscienza, nel momento della morte, avrebbe gravitato intorno al ricordo anche di Krishna. Un processo di purificazione anche di tutto il periodo che di... ma non riguarda il tempo, non è però una questione di tempo, è una questione di determinazione. Comunque i mezzi ce l'abbiamo, sono stati dati. E che c'è? E di che abbiamo bisogno più? Di che abbiamo bisogno? Di più di questo. Insomma, mica tutti vengono a conoscenza, però. Oh, brava, ridillo ad alta voce, ridillo. Non tutti vengono a conoscenza. Quindi impegnati pure tu a darne sempre di più di libri. Giusto, bravo, siccome non tutti, e quindi, bravissima, proprio il punto è proprio quello. Quindi che fai tu? Devi prendere libri e li devi lasciare, e li devi rilasciare, sennò come fanno? Quale altra... Tu dimmi, praticamente tu, quale altra opportunità avresti per far conoscere la coscienza di Krishna in maniera efficace, veloce e indolore? Tu, la figlia, lavoro, cioè, poi torni a casa, te la devi spicciare a casa o si spiccia da sola, come si dice? Okay, tu dimmi, dove ce l'hai tu il tempo di andare a fare la predicatrice a distribuire libri? Tu. Oh, quindi, però a fare la spesa ci vai tu, no? In posta ci vai? Ahimè, ogni tanto dal dottore uno per farsi fare una ricetta o qualcosa ci vai? A incontrare le amiche, sì, per un'aranciata? Per brava, tu prendi libri e lasciati. Cioè, uno non dovrebbe smettere mai. Questo è il servizio devozionale, oltre alla crescita personale, lo sviluppo personale, il risveglio della coscienza di Krishna, no? Trarre vantaggio da tutto questo, non è che dobbiamo tanto darli questi libri, dobbiamo pure viverli questi libri. Bhakti Yoga significa viverli e darli agli altri, se no non è Bhakti Yoga, se no non lo so, è una... no? Giusto? È la base del Dharma comunque. Certo, è la base del Dharma, mica che la stiamo inventando noi. La compassione. Cosa dice Krishna nella Bhagavad Gita? Chiunque diffonderà questo messaggio mi sarà caro. E non si ferma lì, dice mai nessuno mi sarà più caro di quel devoto che si impegnerà così. Krishna ci sta dando un po' di intelligenza per capire nuovi modi efficaci per distribuire la coscienza di Krishna? Nessuno di voi vive in un tempio, nessuno di voi è brahmachari che vivono o brahmachari o brahmacharini, tutti voi avete un ruolo sociale ben definito, in questo momento storico è così. E che fate? Siete tagliati fuori dalla diffusione della coscienza di Krishna solo perché non avete neanche 5 minuti liberi durante la giornata? 10 ore di lavoro al giorno, 6 giorni su 7. Quel giorno che ti rimane, se permetti, uno pensa, cioè, avrei anche un figlio, no? Per esempio, avrei anche un marito, avrei anche una moglie, mi devo pure riposare, giusto? Ok, e allora, poiché però tutti quanti, quale che sia il proprio impegno quotidiano, a fare la spesa ci deve andare. E a fare tutte le altre cose uno ci deve, le deve fare, uno si porta dietro un libro e lo rilascia.
in posti strategici. Se uno non approfitta manco di questo, vuol dire allora che non ha capito. No? No? In alternativa se... Allora, glielo dobbiamo far capire. Però per esempio ho conosciuto delle persone che non leggono e quindi... Non fa niente. Non fa niente, non fa niente. Loro non leggono loro. Qualcun altro lo leggerà. Anche solo toccarlo un libro così. Vogliamo... Prabhupada l'ha detto, anche solo toccarlo e la loro vita cambierà. Vogliamo contraddirlo? È un'iperbole, un'esagerazione. Ma se lui l'ha detto, che anche solo toccarlo. Perché da dove... Golokera, Premadana, Harinama, Sankirtana. Ci fidiamo di ci la Prabhupada o no? Se Prabhupada ha detto anche soltanto toccarlo uno di questi libri, la loro vita cambia. Perché da dove vengono questi libri? Da dove vengono questi libri? Libri, per libri si intende suono trascendentale rivestito d'inchiostro e messo su carta. Da dove vengono questi libri? Da Goloka Vrindavana, mica che... mica dal Biroja, mica che da... Bravo. Cioè, avevo un'organizzazione di distribuzione. Oh. Non so, era un sogno, la mattina si deve realizzare. Impegnati, fallo prega Krishna, come faccio a far diventare questo sogno realtà? Perché guarda che sei un vecchietto di 80 anni. Brava, perché tu sei una organizzata? Perché tu sei una organizzata? In realtà non distribuisco. Ho capito, però tu sei una organizzata, devi usato sterzare questa caratteristica che hai verso la distribuzione. Se Krishna te lo sta suggerendo nel sogno. Perché pensare che sia solo un sogno e non è realtà? Quella è la vita. Quella è la vita. Chiunque faccia questo sarà riconosciuto da Sri Chaitanya, da Sri Nityananda e da Radha Krishna come eroi del Sankirtan. Eroi. Che ha fatto? Che ha fatto Srila Prabhupada? Che ha fatto? È rimasto a Vrindavana a studiare, a leggere? A fare i parikrama? Ha fatto questo? Sì, ha fatto il parikrama del mondo intero, 14 volte. Per questi libri qui, affinché rimanessero negli scaffali? No. E allora, quale che sia il nostro impegno, il nostro ruolo sociale, si chiama così, il nostro ruolo sociale, noi dovremmo avere come prioritaria la distribuzione di questi libri. Tutto il resto è secondario o subordinato a questo. Non si... se no... Uno deve cantare Hare Krishna e far cantare anche gli altri, sì o sì? Sì, sì o sì? Sì. Sì. Hare Krishna Mariella, Mary, Enrico, Cristina, Hare Krishna. Qualcuno vuole dire qualcos'altro? Prima di iniziare a cantare un po' fino a mezzanotte. Ale, vai via. Alla fine, già chi te è, come quella della barzelletta di 99 cancelli, dei 100 cancelli, era 99, quasi quasi, torniamo indietro. Poneva a mangiare due volte, quindi è stato... Due volte, come no, cosa? Comunque, proprio all'inizio fu il verbo, ma non solo all'inizio fu il verbo. Vedi com'è? All'inizio è... Sempre. All'inizio della vita spirituale. Sempre. Dai. Sapete che nel mese di... Che mese è questo qui? Settembre. Nel mese di agosto... Sono usciti col book crossing, con lo sforzo di tutti, qui vedo molti che partecipano regolarmente, quanti sono? 600 libri, una cosa del genere, quasi 600 libri, 500, sì, 570, 580, nel mese di luglio, chi se lo ricorda quanti? Mille. Abbiamo Marino e Maria Luisa che sono stati tra i primi proprio fautori del book crossing, parliamo di 2 anni fa oramai, quando in realtà l'avevamo già iniziato 10 anni fa il book crossing, però non c'è stata mai veramente occasione per... 2 anni e mezzo fa abbiamo subito, immediatamente, quando uno ha capito, la coglie subito l'occasione. Però poverini, siccome state morendo di fame adesso perché avete comprato tutti questi libri, vero? Abbiamo mangiato. Perché di fame e di sonno. Poveri in canna perché hanno dato tutto quello che avevano. No, questo è un ombrello che si espande. Non dobbiamo aver paura di rimanere senza niente.
la cosa singolare, tra l'altro, che sai che ho condiviso con te, proprio di avervi lasciato anche il negozio così, no? Sì. A disposizione delle persone. Nella vostra erboristeria? Sì, lasciandovi... Erboristeria via 20, in via 20 settembre Imperia. Pubblicità. È una cosa singolare che abbiamo notato proprio, che certe persone sono attratte immediatamente, senza neanche sapere di cosa si tratta, niente, vanno proprio a prenderlo, alcuni arrivando anche alla cassa pensando di pagarlo. Sì, sì, sì. Per cui diciamo, no, è per te. Un omaggio, questo è per te, però effettivamente persone proprio arrivano dritte, dritte. E poi c'è stata una situazione divertente, per cui alcuni clienti che erano in vacanza hanno preso questi libri, poi sono andati giù in spiaggia. Alla mattina seguente ne sono arrivate altre che erano in spiaggia, hanno visto i libri. Tra cui ce n'era una che stava cercando proprio uno dei libri, la Regina Punti. Quindi quando lei ha visto la Regina Punti, si è illuminata. Non ci posso credere. Che bello. Sì, sì. Se sì, la banchetta ho fatto avere anche a due cucciti, non so se lo conosci. Dottor? Massimo Citro, sai quello che si è dato da fare. Che l'ha messa nell'ultimo libro, ha citato la Bhagavad Gita. Veramente? Sì, perché l'ha letta tutta, infatti lui cercava quello originale, aveva letto alcune edizioni in passato, però quell'originale vedi com'è. Era quella lì, per cui ha detto che l'ha citata nell'ultimo libro che ha scritto. Pensa un po'. Poi c'è qui, vedo anche Claudia Maria Teresa, per esempio, connessa, no? Poverina, ha avuto lei regolarmente, una book crosser regolare. Poverina, l'ultimo mese sapete che è successo? Veramente, poverina è rimasta anche infortunata per questo. È un postino. Non glielo voleva dare il padre. Sì. Non glielo voleva dare perché... Niente, glielo ha strappato di mano, l'ha spinta, ha fatto cadere i libri per terra. Infatti l'ha denunciato, è stato denunciato questa persona. Quella è andata, c'ha la clavicola lussata adesso, devo dire, no? Slogata, non so come si dice. I demoni, quando si dice che ci sono i demoni, gli asura ci sono. Cioè, ha appena visto i libri e ha detto, cosa sono questi? Cosa sono questi? Vai a capire, intolleranza religiosa? Vai a capire. Vai a capire. Quindi, come la leggera questa mattina. Infatti. Qual è la sura? La sura, certo. Ma noi andiamo avanti. Come si dice? I cani abbaiano. I cani possono anche abbaiare. I cani abbaiano, ma la carovana va avanti, diciamo proprio qua. I cani abbaiano, ma la carovana va avanti. Diciamo che noi abbiamo anche la fortuna tra le varie cose di avere gli strumenti per riconoscerli. Certo. E quindi riusciamo a spiegarci anche tante cose, nel senso che se ci troviamo di fronte una persona come ostile, come questa presidentessa, allora abbiamo gli strumenti per riconoscerla e agire di conseguenza. Eh sì. In realtà che non viene a conoscenza di questi insegnamenti, ma neanche gli strumenti. Ed entra semplicemente in contrasto. Certo. Va bene. Però non sempre è facile, questa gente è brava a fare questo, perché magari cerca proprio di farti aprire e poi per provocarti. Però nel libro di Krishna c'è scritto che il carattere di una persona è definito dalla sua capacità di tollerare le situazioni provocanti o provocatorie. Quindi, comunque è un carattere cosciente di Krishna. Sono dei libri bellissimi, vero? Sono uno più bello dell'altro. Io non ho ancora letti tutti, però più vado avanti, più scopro. Vedrai lo Srimad Bhagavatam. Più bello dell'altro. Srimad Bhagavatam era iniziato perché. Ah sì? No, perché comunque io sto facendo. Yoga del Saggio Davide è il terzo canto. Terzo canto. Il primo canto l'avevo in audio, con anche le spiegazioni? Sì, sì. L'audiolibro con le spiegazioni? Allora, il verso in sanscrito, la traduzione e la spiegazione. Con la spiegazione, bene. Sì, ma almeno non è
completo, però intanto una parte l'ho una parte è già stata in audiolibro e l'ho ascoltando. Va bene. E poi mi sono trovato per il libro di Krishna che è il decimo di manto. Però... Che sarebbe il riassunto, sì, il prose. È bellissimo, forse non l'ho letto tutto, non l'ho letto neanche tutti, però certo. Comunque più vado avanti e più uno più bello dell'altro. Sono belli, vero? Uno più bello dell'altro. Vanno condivisi, altrimenti quella bellezza si perde. Così come si espande se lo condividiamo con gli altri, questo ombrello, così si restringe se lo teniamo solo per noi. No, no, certo. Va dato proprio, deve essere prioritario, non neanche come un optional. Può iniziare come un optional, giusto per prendere la dimestichezza. No? Per esempio c'è Bhakta Emanuele che li lascia in luoghi anche mentre va al lavoro, lui prende dei mezzi, li lascia nei mezzi. Anche Bhakta Fabio, non so se adesso è collegato, prima era qui, no? Non sono alla vita. Li lascia mentre va al lavoro. Anche Bhakta Rosario, ma anche Bhakta Luigi, mentre va al lavoro. Quindi impatto zero sul tempo della persona, sulla giornata. Siamo andati al mare, l'abbiamo lasciato sul lido balneare. Banchina. Insomma, al tempo di tornare indietro, guardare che non c'era più. Sì. Io sono tornata indietro, dico, ma guarda se qualcuno ce l'aveva, lo stavo leggendo sotto. Dico, l'ha nascosto da qualche parte. Ma no, poi il mare è bello perché comunque la gente si sdraia, quindi c'ha proprio il tempo proprio. Certo, di leggere anche. Sì. Quindi vedi, impatto zero sul tema, non è che tu organizzi la giornata per in funzione di... No, impatto positivo. Impatto sul tempo zero, però... Perché nel momento in cui scegli il posto... Risultato sommo. Dai, non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare e farlo sempre di più, se per questo, sempre di più. Va bene, dai. Va bene, mettiamo da parte. Cioè, per esempio, c'è Giordana, una nostra amica devota, che ha un potrebbe essere un'idea molto intelligente come cosa: un salvadanaio per il book crossing. Mettere regolarmente qualcosa, perché è chiaro che magari può succedere a fine mese, non ce la, non me la sento. Fate una buona idea. Un salvadanaio, com'è che si chiama in romanesco il salvadanaio? Il dindarolo. Infatti lei dice il dindarolo. Vediamo cosa c'è nel dindarolo. 50 euro al giorno. 50 euro al giorno? È uno che ce lo può. Ma anche che ne so, non ho mai fatto i calcoli. È quello che uno può, no? Però in maniera regolare, fissandosi una quota. Dice, io questo mese devo raggiungere almeno 10 libri, per dire, no? Mette da parte in maniera regolare proprio il salvadanaio del book crossing. Potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea pratica. No, perché tu ogni volta che vai a mettere qualcosa, cioè quindi c'è il pensiero legato all'offerta che tu stai facendo, non è? Sì, si diluisce nel pratica, tempo e non è così. Cioè, oddio, adesso a fine mese, o sta mezza piotta, sta mezza piotta. Va bene, dai, quindi fate una preghiera per Claudia Maria Teresa, che poverina si è fatta pure male, quella spinta è cascata all'indietro, quella salito sul motorino e se n'è scappato. Pensa un po' che mostro. Ah certo, ha già fatto la denuncia e tutto quanto, è soltanto questione di tempo, lo individuo, anche i giri che fanno. No, uno così è pericoloso. Uno così è pericoloso, a parte tutto è veramente pericoloso. Comunque va bene, dai. Book crossing, Hare Krishna. Dai, Shila Prabhupada. Shila Prabhupada ki jai. Cantiamo? Fino a mezzanotte? Sì. Vero, per altri 10 minuti. Però. Poi dopo. Batta il rosario. Ce l'hai prassata pronto? Sì, un po' di frutta. Un po' di frutta. Che yogi tapasvi. E un po' di mandorle. Yogi tapasvi, che non sei altro. Tu l'asi. Che ho fatto? Ho fatto qualcosa che non dà? Facciamo la musica adesso e poi la certo. Cantiamo, no? Io vi saluto.
Chi è? Luigi? Ma perché non ti vedo, Luigi? Vedo tutto buio. Hare Krishna a tutti. Hare Krishna. Stai sacinando a chi giai. Complimenti ai devoti che hanno vestito di te Sacinandana. Complimenti. Quanta devozione. Ok, ma non c'era anche quella vedanga di chi è? Di Govinda. Sì. Quindi Govinda c'è ancora. Distribuzione trascendentale dei libri di Shila Prabhupada, chi? Jai! Go Crossing, chi? Jai! Jai Goffrenand, Jai! Manuel, l'amplificatore, quello giù del mobile elettrico. Ma anche la cassa spinta lì, è acceso? C'è rosso? Accendi la cassa. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you.
Yeah.
Cecinità e Sacinanda Nakijai, Francia Tanza Kijai, Cicilacci Narasimadeva Kijai, Lacci Naraya Nakijai, Cirada Govinda Deva Kijai, Govinda Kijai, mi prego per Cirada Raman Kijai. Come si dice grazie in sanscrito? Hare Krishna. Che domande fai? Devoti Hare Krishna. Mangia tutti i devoti in questo momento online. Andatevi a fare una zuppa di Krishna. Arti Hare Krishna. Claudia Maria Teresa, Antariami, Mariella, Mary, Enrico, Dennis, Mangala, Ambujarshi, Ginevra, Enrico, Valeria, Romina, Radha Charandevi, Barbara, Elisa, Valeria, non so quanti sono ancora presenti, però Bhakta Rosario, Bhakta Luigi, Hare Krishna. Ci vediamo domani mattina. Domani si celebra il compleanno di Srila Prabhupada, via Sapugia di Srila Prabhupada. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. Shri Krishna Janmashtami Ki Jai. Jai.